ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Terminato il ritiro di Sarnano, la Samb è tornata ad allenarsi al Samba Village in vista dell'amichevole di domenica contro il Riccione. Un ulteriore banco di prova per una stagione che dovrà vedere i rossoblù protagonisti. Lo sa bene il mister Santi Alfonsi, soddisfatto per come è andata la prima parte di preparazione. Siamo rientrati nella nostra casa, sappiamo che deve fare tutta la stagione qui, quindi anche per i nuovi prendono confidenza con il posto dove andremo a stare per tutto l'anno. A Sarnano siamo stati veramente bene, abbiamo già ringraziato sia l'amministrazione comunale che gli all'hotel, che la società sportiva, che ci hanno trattato in maniera veramente bellissima e siamo stati veramente bene. Adesso continuiamo a lavorare qui, la preparazione naturalmente non è finita, stiamo continuando a fare fatica, cercando di mettere benzina per questa nuova stagione. Il tecnico rossoblù poi si dice contento per come la società sta operando sul mercato, consapevole del fatto che manca ancora qualcosa per puntellare definitivamente la rosa. Sì, naturalmente siamo soddisfatti tutti quanti, sia io che la società, che tutti i ragazzi sono venuti, sono già pronti e predisposti al lavoro, quindi bene così. Adesso dobbiamo ancora puntellare un attimino la rosa in qualche altro elemento, qui anche over, e poi saremo pronti per questa nuova stagione. Infine Alfonsi rivela che tanti calciatori stranieri arrivati in questa estate si stanno integrando bene nel gruppo e ciò rappresenta sicuramente una nota positiva in questo avvio di stagione. Sono dei ragazzi fantastici, si stanno ambientando molto bene, sono molto umili, simpatici, stanno allo scherzo nella lingua quando scherziamo per far cercare di capire le cose, però si stanno impegnando tanto, stanno lavorando bene anche loro, hanno già capito dove si trovano e quello che devono fare, quindi va bene così anche per loro.